Sono stanchi di cantare, affrittate di aspetto, no, che fora. Sopra i barconetti sono posati e aspettano quando affacciati, lasciati stare, non dormite più, che ammenso a chi di rincia sta vanedda, ci sogno pure io, che aspetto a voi. Per vivere di sta faccia così bella, passo ca fora tutti li nottati, ti aspetto pure quando va faccia ti. Restate così e mi date una mano adesso un altro minuto, perché fate così. C'è la luna a mezzo mare, mamma mia, mamma ritari, figli
vecchia mia, cuda dare, mamma mia, pensaci tu. Sotto rugno allo scarpare, i giovani, i giovani, e a morte domani teni. Su ci piglia la fantasia, martedì, figlia mia, oi mamma, mi voglio maritare, oi mamma, mi voglio maritare, oi mamma, mi voglio maritare, figlia mia, cudattari, mamma mia, pensaci tu, figlia mia, cudattari, mamma mia, pensaci tu. Grazie! Una produzione esclusiva Play Village, conduce Ettore Tortorici. Voglio un applauso per i Ciauda che tra l'altro ritorneranno subito dopo. Grazie, sì. grazie, complimenti, Ettore. Avete riscaldato grazie. Un po' il pubblico. Esatto, grazie. Questo è solo l'inizio. Ah, è solo perché l'inizio. Perché ci aspettiamo ancora bene. Di più. Grazie, grazie Ciauda. Allora, bentrovati a questa terza edizione del PRT, Premio Radio Televisivo, il meglio della produzione radiofonica e televisiva della stagione appena conclusa. Premieremo la televisione, premieremo la radio. Per quanto riguarda la televisione, premieremo il miglior programma televisivo della stagione, così come il miglior format televisivo, e premieremo anche i due migliori conduttori, uomo e donna, sempre della televisione. Per quanto riguarda invece la radio, ci sarà la migliore radio siciliana, secondo noi, per quest'anno. Ci saranno le voci più belle della radio per questa stagione, la voce maschile e la voce femminile, e poi premieremo anche il miglior programma. All'interno della nostra manifestazione ci saranno momenti dedicati all'eccellenza siciliana. Parliamo di eccellenza teatrale, parliamo di eccellenza letteraria, parliamo anche di eccellenza musicale, nonché anche radiofonica. Per aprire la nostra serata invito subito il vice sindaco di ACI Sant'Antonio per salutare chiaramente i presenti questa sera qui in Piazza Maggiore ad ACI Sant'Antonio, che anche quest'anno ha sposato questo nostro impegno dedicato alla radio e alla televisione. Il vice sindaco Salvatore Sorbello, buonasera, buonasera. Allora, anche quest'anno ACI Sant'Antonio vicino alla radio e alla televisione, siamo contenti di essere ritornati di nuovo in questa bella splendida piazza, rappresenta l'amministrazione comunale a dimostrazione che questa amministrazione comunale ci piace tantissimo, perché è in continuo fermento, a parte per i festeggiamenti quest'anno del patrono. Sì, grazie a te e a tutta la tua squadra per averci ancora scelto, perché noi, tu sai, quando tu chiami noi siamo, diciamo, presente. E questo è un connubio fra voi e noi, che già questo è il terzo anno, la terza edizione, e ci fa tanto onore sempre ospitarvi qui nella nostra piazza, e soprattutto quest'anno che c'è la Festa Ranni. Perfetto, grazie signor vice sindaco, e ci rivedremo presto. Parliamo subito di eccellenze siciliane, lo facciamo con la sezione letteraria, ed invito qui sul palco per ricevere questo premio di eccellenza siciliana due personaggi straordinari, Carmelo Aurite e Vera Ambra. Li invitiamo qui sul palco per ricevere il premio eccellenza siciliana. Ciao. Diciamolo pure, nel frattempo sta per arrivare anche Vera, che vincere un premio con un libro che parla della televisione non è mai facile, perché la televisione va presa con le pinze, perché insomma si può parlare bene ma si può anche parlare male della televisione. Assolutamente, va presa sempre a piccole dosi. Io non mi reputo un'eccellenza, ma sono un osservatore del mondo della televisione che ho vissuto in prima persona sin dagli anni 90, anche insieme a te, insieme a tantissimi colleghi. Questo premio davvero è una grande gioia per me poterlo ricevere, perché comunque è un po' l'essenza di anni di lavoro, un premio che desidero condividere proprio con gli addetti ai lavori, quindi anche con chi lavora spesso oltre, insomma, le scene. Tra l'altro questa sera ce ne sono parecchi, esatto, chi ad esempio vediamo gli operatori, i registi, e questo libro vuole essere proprio un omaggio a queste eccellenze. Sono loro in realtà le eccellenze del mondo della televisione. Io ho fatto un po' sintesi. E tu ci sei riuscito alla grande, tra l'altro con la collaborazione anche di Vera Ambra, che ha prodotto con Acquaria questo straordinario momento dedicato alla televisione. Ciao Vera.
Grazie Ettore, il libro di Carmelo nasce da un progetto che è la trilogia su Catania, e da un piccolo progetto, poi l'abbiamo sviluppato al massimo, è diventato un libro a sé stante che comunque riceve tanta, tanta attenzione, soprattutto perché parla di noi, parla della nostra Catania, parla di quell'entusiasmo che al tempo e muoveva tutto. Tra l'altro tu muovi anche con la tua splendida casa editrice Acquaria tanti, tanti personaggi che amano soprattutto la bella Catania. Certo, Catania viene conosciuta anche attraverso le nostre iniziative che promuoviamo su tutto il territorio nazionale, ma in particolare a Catania, in cui invitiamo gli autori del nord e del centro Italia a venirci a trovare. Catania comunque sembra una città splendida. La amiamo alla follia, diciamolo pure. Allora, invito subito la nostra balletta per l'occasione per consegnarvi il primo premio a Vera Ambra, eccellenza siciliana. Adesso tra poco arriverà quello anche per Carmelo Aurite. Eccolo qui, eccellenza siciliana letteraria. Mi auguro che ci sia un proseguo perché insomma raccontare la radio e la televisione è fondamentale. Ettore, grazie a te per l'attenzione che poni sempre sul mio lavoro e quello dei colleghi innanzitutto. Grazie a Vera, alla mia famiglia che mi sostiene sempre, e poi consentimi proprio in apertura di serata di volgere un pensiero ad un collega, un fratello di tutti noi, Ubaldo Ferrini, che ha fatto scuola a Catania quando si parla di comunicazione. Lo dedichiamo anche a loro, anche a chi ci segue. E insomma dal cielo questo premio. Assolutamente, poi proprio su Ubaldo abbiamo preparato anche un'altra ennesima sorpresa. Grazie Vera, grazie Carmelo per essere venuti qui al PRT 2024. Grazie, grazie. Sono tante le eccellenze, soprattutto anche musicali, ne vado subito a presentare uno, prima lo facciamo cantare e poi gli consegniamo giustamente il giusto riconoscimento della sua eccellenza musicale siciliana. Lui si chiama Frank Capone e lo invito subito qui sul palco. Buonasera, buonasera. Allora, tra l'altro autore anche di alcuni brani di Mario Biondi, hai collaborato con tantissimi artisti della musica leggera italiana, vogliamo ricordare qualche nome? Finizio, collaborazioni con Gianni Bella. Bella, sì. Anche nei miei brani, e insomma, diciamo che la musica italiana è quella che io porto nel cuore. Non però, per diciamo... niente, insomma, ti abbiamo dato un'eccellenza tutta siciliana per grazie. Questa tua straordinaria grazie, opera. Grazie, la grazie. Canzone di questa sera sì. È una canzone veramente dal respiro internazionale. Ce ne vuoi parlare velocissimamente? Sì, è un brano che ho scritto da pochissimo tempo, il singolo è uscito da 2 mesi, si chiama Follow Me, l'ho scritta. Non c'è una storia proprio, ma è un brano che racconta l'amore, quindi diciamo che è un ricordo un po' gli anni 70, il sound, ho voluto fare questo esperimento. Ha un arrangiamento meraviglioso. Follow Me, grazie. Lui si chiama Frank Capone. Grazie. This is me, something magic inside of me, never stop me because I'm strong, you'll never be alone. My power, how will be?
piace questo arrangiamento. Frankie Capone. Grazie, grazie Ettore. Ti consegniamo subito il premio Eccellenza Musicale Siciliana. Grazie. Ti aspettiamo presto, magari con un bel tour qui nella nostra bella Sicilia. Grazie. Grazie Frankie Capone. Grazie. Grazie. Adesso parliamo di radio perché dobbiamo premiare la migliore voce femminile e la migliore voce maschile. Lo facciamo subito perché invito qui sul palco coloro che appunto vincono per questa stagione 23-24 il PRT. Migliore voce maschile radiofonica Gianfranco Campisi e migliore voce femminile radiofonica Gabriella Di Carlo. Eccoli qui che ci raggiungono. Vengono da Mazzara del Vallo e da Palermo, a dimostrazione che il nostro è veramente un premio regionale. Oh, eccoti qui Gabriella. Ciao Gabriella. Ciao Gianfranco, avviciniamoci un po' più al centro. Allora, da dove iniziamo? Mi metto io al centro? Mettiamo in mezzo, sì. Allora, voi fate la radio, io l'ho fatta per tanti anni e devo dire che è il grande amore, quello che non si abbandona mai, è quello che ti accompagna anche nella quotidianità, magari fai un altro mestiere. Gabriella, Radio TV Azzurra di Palermo, tu fai anche la televisione ma sei ritornata al tuo grande amore che è la radio. Esatto, si faccia entrambe le cose. Dico sempre che è uno dei mestieri più difficili del mondo perché devi avere tanta empatia, tanta sensibilità nell'entrare ogni giorno nelle case delle persone in punta di piedi e cercare di tener loro compagnia come meglio puoi. E tu sei bravissima, complimenti. Mentre invece tu, Radio Azimut Network, un network che lavora soprattutto nel Trapanese, a Mazzara del Vallo avete la sede e da lì parte questo grande successo che abbraccia una bella fetta della nostra Sicilia, soprattutto quella balneare, quindi fate molta compagnia soprattutto ai tanti turisti che raggiungono quella zona. Sì, siamo spesso sul mare, tra l'altro come obiettivo noi abbiamo sempre le esterne con la radio, no? Quindi usciamo sempre nei lidi, in mezzo alla strada con proprio dei veri e propri banchetti per essere proprio a contatto con le persone, perché ci piace essere proprio in mezzo alle persone. Siete la radio on the road. Sì, oppure li invitiamo in radio perché ci deve essere questo interscambio di energia tra le persone, quindi gli ascoltatori e noi. Tra l'altro questa è una radio antichissima della zona, sì. Quando è nata esattamente? Nel 1987. E quindi insomma avete già parecchi anni. Che tipologia di radio è? Pop dance, però molto varia nella programmazione, in base alle fasce orarie cambia anche la musica, quindi accontentiamo da 16, 70, 80, 900. La radio è per tutti, anche Radio TV Azzurra di Palermo è per tutti, perché sai adesso c'è questo target che va di moda, no? La radio che ha quel target anziché quell'altro. No, noi siamo per tutti perché la comunicazione, la musica e soprattutto la sana e corretta informazione è e deve essere per tutti. Siamo nati nel 2006 grazie a Sasa Taibi e da allora ci occupiamo di musica ma anche di interviste e soprattutto di informazione sul campo e sul territorio. Quello che dobbiamo portare avanti come sempre è la lotta alle fake news. Ce n'è veramente tante in giro, ce n'è troppe, quindi cerchiamo sempre di dare quello che è corretto dire e soprattutto farvi sapere. Bravi, bravi. Allora chiamiamo subito Luana per consegnare il premio come migliore voce femminile e come migliore voce maschile per quanto riguarda questa stagione 23-24. Mazzara del Vallo e Palermo al PRT ad ACI Sant'Antonio. Io c'ho un regalo per te, scusa. Addirittura, dimmi. Sì. Questa è la maglia ufficiale della radio che abbiamo solo noi dello staff ed è per te. Oh, che bello, grazie, grazie, lo accetto volentieri, grazie. Lo porti dietro così poi lo riprendo dopo. Grazie, 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 grazie. Grazie. Bellissima, grazie. Altra eccellenza musicale, se prima abbiamo visto e sentito un personaggio musicale che soprattutto lavora anche all'estero, il prossimo è un autore straordinario che abbina il suo pop anche ai suoni rap ed è veramente una star soprattutto anche in Italia perché ha scritto canzoni di grandissimo successo, soprattutto per esempio Parole in Circolo di Marco Mengoni. Qui con noi come eccellenza musicale siciliana, lui si chiama Dinastia. Buonasera, buonasera.
Senti, questa sera qui sul palco del BRT, e poi dopo ti daremo anche il premio dovuto, presenti una canzone molto estiva, un po' fuori anche dal tuo target. Esatto. Per una volta mi sono concesso una canzone leggera. Bravo, ed è giusto, siamo l'estate. Questa etichetta di artista un po' antimafia, impegnato, tutto quello lo che... sappiamo. Per una lo volta sappiamo. Ho pensato di fare qualcosa di leggero. Si intitola? Leggero. Leggero. Lui si chiama Dinastia. Non ho potere sulle cose che succedono là fuori, né voglia di mentirti e dirti tutto rose e fiori, che le rivoluzioni le fanno le canzoni, se così fosse darebbero il Nobel ai tormentoni. E non prometto che col tempo il pianeta tornerà al top, la futura classe dirigente oggi fa TikTok. Qua la verità ce l'ha sempre chi sta al bar e non fa caso tutto il giorno, insegna ciò che non sa. Ma se mi chiedi cosa fare e come ci salviamo, la prima cosa che mi viene in mente è Thanos. Magari non un grande piano, già lo so, ma prometto che domani ci penserò. Ma oggi non se ne parla, voglio solo una birra ghiacciata, una casa affollata con gente che balla. Domani mi impegnerò, ma oggi passa la palla. Voglio solo guardare lo sport, gridare alla tele se quello non passa. Voglio stare senza pensiero, leggero, leggero, senza pensiero, leggero, leggero. Non posso elevarmi a santo, cioè i miei demoni lo sai, ma ci provo ad essere migliore nonostante i guai. Il paese dove chi ha peccato non lo dice mai, dove se non vuoi la guerra ok, però non dirle Rai. Tra un po' ti invaderemo Marte, ormai è fatta, a parte chi crede ancora che la terra è piatta. È un paese in corsa che non arriva mai primo, c'è chi sta sul pezzo e chi da un pezzo che non apro un libro. Ma se gli chiedi cosa fare c'hanno sempre un piano, io che manco ricordo dove ho parcheggiato. Vorrei avere tutto chiaro, tanto già lo so, ti prometto che domani ci penserò. Ma oggi non se ne parla, voglio solo una birra ghiacciata, una casa affollata con gente che balla. Domani mi impegnerò, ma oggi passa la palla. Voglio solo guardare lo sport, gridare alla tele se quello non passa. Voglio stare senza pensiero, leggero, leggero, senza pensiero. Maurizio, grazie. Dinastia, complimenti. Grazie. È molto leggera, molto estiva, complimenti. Grazie. Giustamente hai detto bene, ti sei un po' allontanato dal tuo vecchio stile, sì. Però bisogna anche cambiare ogni tanto. Sì, era una sfida con me stessa, era una cosa che non avevo mai fatto. E ci sei riuscito, ci piace. Subito ti consegniamo il premio eccellenza musicale siciliana. Grazie. Per questa tua già meravigliosa carriera, ma che è soltanto all'inizio, grazie. Ne sono pienamente grazie. Convinto. Grazie. Maurizio, Dinastia. Grazie. Dobbiamo parlare di eccellenza, ma adesso lo facciamo con tantissimo rispetto, perché parliamo di teatro, che è un'arte meravigliosa. Lo facciamo presentando il premio eccellenza teatrale siciliana. Posso già anticipare i nomi. Premio eccellenza teatrale siciliana, invito qui sul palco Cinzia Caminiti, Cosimo Coltraro e Mario Ovvinato. Sono bravissime, poi tra l'altro tutti diversi tra di loro, ed è una triade che questa sera, insomma, averla tutta insieme qui sul palco non è mai facile. Cosimo Coltraro, Cinzia Caminiti e Mario Ovvinato. Eccoci qui, iniziamo da Cinzia, l'unica donna di questa triade. Cinzia, io ho una motivazione, te la devo subito leggere perché è stata preparata per l'occasione. Allora, è un poliedrico talento siciliano, cantante, attrice, regista, usa il teatro come un mezzo potente per combattere il malaffare,
Prova ne è lo spettacolo Libere, donne contro la mafia. Lo stesso è diventato anche un progetto dal titolo emblematico Ribellione e Libertà, ideato e prodotto dall'Associazione Città Teatro e dal Ministero dello Spettacolo. Questa è soltanto una parte di Cinzia Caminiti. Una battuta, Cinzia. Beh, credo che stare qui questa sera è una bella soddisfazione. Uno scoop. Io ho cominciato qui. Il mio primo provino per lo Zecchino d'Oro, quando avevo 6 anni, io l'ho fatto qui. Qui abitava, qui dietro, il mio maestro di canto, di musica e di coro, che si chiamava Franco Greco. Penso che qui in paese lo conoscono tutti, lo avranno conosciuto sicuramente. Era un grande maestro, che purtroppo non c'è più, a cui dedico veramente questo premio. Che bella questa cosa! Cosimo, anche per te ho una motivazione per questa tua eccellenza teatrale siciliana. Te la leggo subito. Una carriera di attore costellata da significative esperienze professionali. Alle esperienze teatrali si affiancano anche quelle cinematografiche, accanto a personalità come Harvey Keitel, Andy McDowell, e la fiction accanto a Luca Zingaretti e Remo Girone, e registi come Michael Pradal, Alberto Sironi e Luigi Perelli. La sua dedizione, l'impegno e l'entusiasmo rendono ogni sua recita un'avventura emozionante. La motivazione è toccante e diretta, ma credo che ci rivedi. Sì, anche se hai citato cose che a benzina era 150 lire l'olio. Ma comunque vi devo dire una cosa per forza. Arrivando qui, sto signore mi ha detto una cosa, io la devo dire. No, sta fermo che la devo dire. E mi ha ispirato proprio un racconto verissimo che una volta... In un momento di grande freddo a dicembre, un bambino torna a casa perché trova un passerotto che stava per morire congelato. Torna a casa, la mamma gli dice: non puoi tenerlo qua, trova qualcosa per cui lo metta al caldo. Lui esce fuori, scusate se lo dico, vede una cacata fumante fatta peccio picchia, l'uccellino lo mette da l'uccellino con quel calore, cip 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 cip, sto cip 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 fu notato e sentito da un gatto che stava morendo dalla fame, lo prende su pulizia e se lo mangia. Ora qual è la cosa? Che non sempre chi ti mette nella merda ti vuole male, non sempre chi ti toglie dalla merda ti vuole bene, ma soprattutto quando si dà merda castette moto. Cosimo, hai capito che cosa mi ricordo? L'ho capita, ma non te l'ho suggerita io, l'hai pensata solo tu. Mario Pinato, è un piacere averti questa sera qui, sei pieno di impegni, però hai trovato uno spazio per il PRT e ne sono doppiamente felice. Ti leggo la tua motivazione perché è importante. Inizia la sua carriera come ballerino in una compagnia di teatro di danza contemporanea. Dopo un anno trascorso a Rio de Janeiro, dove studia danze latinoamericane, si trasferisce a Los Angeles, dove studia al Lee Strasberg Actor Studio di Hollywood. Oggi si divide tra cinema, televisione e teatro. Il suo grande amore, il suo talento, la sua dedizione ed il suo impatto con il pubblico ne fanno un artista di punta nel mondo artistico italiano. Mario Opinato. Mario. Grazie a tutti, troppo buoni. Comunque hai fatto bene a levare il microfono a Cosimo, perché raccontava un'altra barzelletta, io lo conosco, abbiamo fatto parecchie cose insieme. Esattamente, lasciamo stare. Senti Mario, a loro non l'ho chiesto, a te lo chiedo: qual è la cosa che stai facendo in questo periodo e quella che magari preparerai in prospettiva per la stagione prossima? Allora, la stagione prossima c'è il giro di tutta l'Italia con il Moby Dick di Guglielmo Ferro, e quindi ci prepariamo a questo. Iniziamo col Quirino di Roma e quindi... In giro in tutta Italia. Esattamente. Insomma, il lavoro non mi manca assolutamente. Consegniamo ai nostri 3 personaggi legati al mondo del teatro la loro bellissima eccellenza siciliana. Iniziamo con Cinzia Caminiti. Proseguiamo adesso Mario Pinato il primo, e poi abbiamo anche il nostro carissimo Cosimo Coltraro. Grazie ragazzi, buon'estate.
Non può mai mancare la danza all'interno di un evento firmato Play Village. L'anno scorso ha aperto il PRT 2023, quest'anno l'ho inserita all'interno proprio del nostro spettacolo. La invito qui sul palco perché adesso arriva lo spazio particolare guidato da Marianna Tomagra. La sua è una palestra, è una scuola meravigliosa e ogni anno sforna sempre meravigliosi talenti. È pronta qui con noi Punto Danza di Marianna Tomagra. Quei giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e a volerne altri cento. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. Da spiagge gelate, perduto in novembre o col vento d'estate, io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai, amore che vieni, amore che la meravigliosa danza di Punto Danza di Marianna Tomagra. Complimenti. Emozionante, tra l'altro, con le note di una canzone meravigliosa di Franco Battiato, cantata per l'occasione da Violante Placido. L'avete già fatto. Straordinaria, sì, l'abbiamo fatta e questa coreografia è stata ideata proprio per lei. È stata un'emozione grandissima. È vero, è vero, è vero. Allora, dobbiamo parlare velocissimamente della tua scuola di danza che si trova a Scordia, ancora una volta presente qui al PRT, sforni tanti talenti, ce n'è uno qui accanto. Sì, io sono orgogliosissima e felicissima di ballare proprio con il mio allievo della mia scuola di danza, Raffaele San Giorgio.
straordinario. Voglio salutare velocemente Grazia, una mia carissima allieva, perché stasera dovevamo essere in tre a ballare. Purtroppo si è sentita male e l'ho dovuta sostituire io all'ultimo secondo e ho dovuto fare tutta l'intera coreografia io. Un bacio grande, Grazia, riprenditi presto. Consegniamo a Marianna Tomagra il premio per ricordare la presenza qui al PRT 2024, anche per quest'anno. Complimenti, complimenti, grazie, grazie a voi. Un premio particolare, quello dedicato ad un amico che purtroppo ci ha lasciato qualche mese fa, ne ha già accennato qualcosa Carmela Aurite, parliamo di un personaggio che si chiama Ubaldo Ferrini. Abbiamo un video di 20 secondi per ricordare la sua bella figura, premio Ubaldo Ferrini, premio eccellenza siciliana radiofonica. Sono soltanto 4 immagini, ma rappresentano veramente quello che è stato Ubaldo Ferrini nel mondo della radiofonia, non soltanto siciliana, ma nazionale. Il premio che quest'anno abbiamo dedicato proprio alla sua figura lo dividiamo in 3 in questa edizione, e vado subito a chiamare quelle che sono veramente 3 super eccellenze che hanno lasciato un segno indelebile nella radiofonia siciliana. Iniziamo con il primo, parliamo degli anni 70 ed invito qui sul palco Edo Scirè. Sì che sei stato negli anni 70 un assoluto leader. Ma diciamo che ho vissuto un periodo storico che non sapevo di poter vivere, e oggi a posteriori lo possiamo dire, perché proprio nel 1976, a luglio del 76, quelle famose radio diventano libere. E io ho vissuto in quel periodo storico esattamente quel periodo, e quindi meraviglioso, con quel programma che si chiamava Sol Studio. Ma tu ne sai qualcosa? Beh, certo. Tu non è che sei tanto... Io non sono tanto giovane, quindi le conosco le cose e me le ricordo bene, perché chi è che non ascoltava Sol Studio nel 76 a Catania? Praticamente eravamo tutti. Comunque era un veicolo assolutamente, come erano i social, come sono i social oggi, quelli erano i social, pacchi di dediche scritte rigorosamente a mano che certo, quotidianamente vi venivano recapitate praticamente in studio a RTM, che bisogna ricordare. La prima radio dove sei stato. La prima radio, poi da lì Radio Sole. Radio Sole, Radio Studio Centrale un po' prima, e nel frattempo discoteche, eccetera, Macintosh, Banacher, Bella Blu, Taormina. E chi insomma, più ne ha più ne metta. Comunque devo dirti che dopo 48 anni sei riuscito veramente a svegliarmi e a farmi rivivere questo decennio. Ci sono riuscito? Un decennio meraviglioso, la mia bella gioventù che ho vissuto veramente da protagonista. Da protagonista, lo dici tu. Lo dico io, lo dico comunque, io. Comunque, commosso veramente e orgoglioso di ricevere questo premio intitolato ad Ubaldo, che ho incrociato proprio per differenze anagrafiche poi negli anni 90, sì, nel suo famoso Metropolis DJ Point, dove... Quanti soldi spesi lì, cercavo musica per le, perché curavo poi anche le colonne sonore dei défilé di quella che è diventata poi mia moglie, Marella, e quindi, insomma... insomma, veramente... vedo che la parlantina non ti manca. Quella non manca, poi tu sai, chi è in radio... Così. Può andare dovunque. È vero, è vero. Ma adesso io invito colui che per noi tutti è un'icona degli anni Ottanta. Lui si chiama Salvo Di Dio. Ma dovevi fare l'entrata! Scusa, mi hai chiesto, voglio il pezzo quello lì per fare l'entrata, e sei entrato ancora prima del pezzo. Come devo fare con te? Allora, Salvo, da protagonista assoluto, se lui negli anni 70 ha lasciato insomma un segno non di poco conto, tu negli anni 80 sei stato anche un assoluto protagonista, perché non eri soltanto un disc jockey, ma eri anche un intrattenitore, un animatore, o sto sbagliando? Qualcosina, perché intanto buonasera e grazie. Allora, io sono sempre stato nella terra di mezzo, perché ero il più piccolo tra i grandi e il più grande tra i piccoli. Significa che io proprio a questo signore qui,
e un altro che io voglio citare perché mio fratello è Melvio Marino. È vero. Devo dire grazie perché io avevo, e qua da là stupido, io avevo 16 anni, lui già guidava la macchina, ti dico solo questo, lui era il direttore artistico di Radio Sole e devo a lui il fatto che disse il giovanotto Ciafa, siamo diventati amici. Poi io sono andato a Catania International, quella era la sigla di Operazione Vacanze, sì. E Melvio mi dette l'altra pedatona perché ci siamo trovati benissimo. E se io oggi faccio l'orchestra, ho fatto la radio, mi piglio questo premio, il merito è anche di questo signore e mi va di dirlo a tutta C. Sant'Antonio e anche in TV, perché la gente dimentica, io amico mio no, nel bene e nel male. Bravo, 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 bravo. Ho una terza persona da presentare, Abicirilla, anni 90 adesso, beh lì devo dire che è stata veramente una protagonista assoluta, lo è ancora protagonista assoluta nella radio perché lei non si è fermata mentre invece voi ormai vi siete fermati. No. Quasi fermati. Io ho un'orchestra di 12 elementi che si chiama Papaveri e Papere. Vabbè, questo lo sappiamo, però dico della radio, parlo della radio. Parliamo degli anni 90 ed invito qui sul palco Roberta Mangiafico. Eccola. Allora, lei la bambina si fa per dire. Quando l'ho conosciuta Robertina era proprio piccolina e insomma abbiamo fatto anche parecchie cose insieme, abbiamo fatto i villaggi, abbiamo fatto la radio, la televisione, chi più ne ha più ne metta. Sei ancora un personaggio importante perché la radio la continua a fare da protagonista. Buonasera a tutti, non lo so se sono un personaggio importante, se lo dici tu diciamo che mi fido, ci fidiamo di Ettore? Così, ci fidiamo. Sì, continuo a farla fino ad oggi, l'ho iniziata anch'io però negli anni 80, era il 1986. Però certo, massimo successo diciamo proprio negli anni 90. Benissimo, adesso una domanda classica, ma che cosa è cambiata nella radio del passato con quella che fai ora? È una domanda troppo scontata, ma va fatta. Allora, intanto i cartoni delle uova sono stati sostituiti dalla fonoassorbente, olè! È già un primo punto. Ma è cambiato tutto ovviamente, soprattutto è cambiata la radio dal punto di vista dei talk. Una volta questi anzianissimi della radio parlavano, poi durante i notturni parlavano. Oggi invece i tempi sono un po' più stretti, forse ci vorrebbe qualche contenuto in più che manca alla radio come era la radio tanti anni fa, però l'evoluzione è quella che è, quindi dobbiamo accettarla anche per le cose che riguardano la radio. È vero. A premiarvi... Beh, una donna meravigliosa che ho conosciuto negli anni e che questa sera giustamente rappresenta anche la memoria storica di Ubaldo Ferrini, la compagna di Ubaldo Ferrini, Carola Pilato, che invito qui sul palco. Voi lo conoscevate tutti molto bene Ubaldo, eh? È come se lo conoscevate. Ecco che ci raggiunge qui Carola perché lei chiaramente potrà regalarci almeno un'emozione legata soprattutto alla figura di Ubaldo Ferrini, una figura che noi tutti abbiamo amato. Ciao Carola, ben trovata. È un momento anche di festa perché ricordare una figura come Ubaldo deve essere anche un momento di festa. Il tuo ricordo più intenso che vuoi regalare al pubblico del PRT? Non lo so, veramente sono troppo emozionata. Beh, qualcosina che ti viene in mente? Allora, il fatto che fosse molto generoso nei consigli per quelli più giovani, quindi quella era una cosa bella, tanto che arrivavano telefonate, mail, messaggi, WhatsApp, il notturno era anche la cena, non prima delle 2 di notte si poteva cenare. Questo era anche Ubaldo. Era anche Ubaldo. Noi generalmente parlavamo tra le... Scusami, perché parlando con le altre persone, tutti quanti si ricordano questa generosità nei consigli e quindi ho voluto ricordare questo aspetto. Io ricordo tantissimo le nostre telefonate notturne, proprio da mezzanotte in poi. Allora, consegniamo subito a Carola i 3 premi da omaggiare ai nostri 3 personaggi che sono delle eccellenze radiofoniche siciliane, questa sera qui al nostro PRT. Eccolo qua la prima a Roberta Mangiafico. La seconda va per Edo Scirè e chiudiamo con l'iconico Salvo di Dio.
loro sono delle eccellenze, ricordatevelo per sempre. Carola, abbiamo anche un pensierino per te, per immortalare questa tua bella presenza qui nel ricordo anche di Ubaldo Ferrini. Grazie, grazie a Carola, grazie a Salvo, grazie a Robertina e grazie a Edo Scirè. Grazie ragazzi, grazie, grazie. E beh, questa è una canzone proprio degli anni 70, la cantava Donna Summer e si intitolava giustamente On the Radio. Una persona che finalmente è presente al PRT, lo rincorro da due stagioni perché da un paio di anni a questa parte realizza degli straordinari programmi televisivi di grande successo e a lui va il premio come miglior format televisivo. Lui si chiama Carlo Canepa, eccolo qua. Carlo, è vero, almeno da 3 anni che rincorro la tua presenza qui, però poi d'estate sei super impegnato, quest'anno siamo riusciti a incastrare e sei ritornato tra l'altro da vincitore perché il tuo A tavola con Canepa è veramente un format brioso, elettrizzante, simpatico, spontaneo. Allora, grazie per quello che dici, grazie perché è un programma che io amo tantissimo, mi piace tantissimo farlo e quindi forse anche questi sono i risultati, cioè il risultato è anche questo, perché quando fai una cosa che ti piace veramente poi il risultato c'è. Sono strafelice di essere qui stasera perché mi hanno chiamato, o non mi chiamavano nudo per i premi o si strubano tutti. Mi hanno chiamato per altri due premi, ma ho detto di no perché Mr. Dio, però l'idea di questo premio mi piace tantissimo. Grazie. L'idea di premiare le TV private, le radio private, che forse fino ad ora non aveva mai fatto nessuno, merita non un applauso, un applausone. Grazie Carlo, grazie. Perché ci siamo anche noi. Perché anche noi abbiamo fatto, io proprio signor l'ultima carta di questa cosa, abbiamo fatto la storia della televisione, ne abbiamo fatta tanta, soprattutto noi in Sicilia, non perché non ci sono più, ma là in seconda fila c'è chi ha fatto veramente come? La storia della televisione. Sono orgoglioso di averne fatto parte, come sono orgoglioso di far parte di Videoregione, che mi ha dato tanta fiducia, quindi la famiglia Minardo, Marco Raddini e poi la produzione esecutiva, la devo ringraziare per forza. È vero. Ovvero Marcello Panebianco, Lorenzo Panebianco, Erika Escher, che senza di loro penso di non poter fare un prodotto così bello e così ben realizzato. Allora, prima di premiarti devi cantarci una canzone, perché me lo avevi promesso tantissime volte e questa volta non può mancare questa possibilità. Ma facciamo un sera e guardare fare una minchiata, ma vai! No, anche perché è una canzone briosa, estiva, ci sta in questo ambiente di questa sera qui al PRT. Va bene. Vedi che è in playback, quindi se la cala un microfono, prima che faccio chiamarlo con bassa. Carlo Canepa! Grazie! Da troppo tempo siamo tutti ad aspettare che il mondo torni ad essere un bel posto, ma quando arriverà l'estate son sicuro che andremo a far l'amore in riva al mare. Mi sono innamorato di un ragazzo, ma è fidanzato, che gran peccato, ma io non voglio rimanere solo.
a me, che bello ritrovarmi in questo sogno. Ho voglia di partire senza meta insieme a te. Balliamo, non mi chiedere perché. Conosco un posto bello e ti ci porto. Troppo pazzesco, facciamo presto. Il mare azzurro e l'acqua è favolosa. Sapete dove è l'oro? Sapete dov'è, no? Dov'è? Come non sai, un l'oro. Vicino Noto, che io sappia. Infatti. È l'oro. Perché l'ho voluto dedicare? Ormai c'è appunto. Ormai dalla. Perché è stata una delle prime spiagge nudiste. Ah. E quando ancora mi poteva mettere la nuda, perché ora non ci posso mettere più. Eppure hai fatto una fotografia per una prima pagina, da nudo quasi. Allora, ed è un ricordo bellissimo, perché negli anni 80, perché anche ho un'età, andavamo proprio in quella spiaggia, perché è una delle poche spiagge dove si poteva fare cattivello già anche negli anni 80. Figurati, ce n'è tante per bere. Allora ti consegniamo il premio come miglior format televisivo per la tua bellissima trasmissione su Video Regione. Allora ho mandato, man mano che vedevo il programma della serata, ho mandato delle richieste d'amicizia a qualcuno di voi, ma no perché mi voglio fare zitto, perché li voglio invitare nel mio programma, solo per quello. Allora, diciamo che sono in questo momento con Ti aspetto in barca. Sì, anche questa ennesima, insomma, trovata meravigliosa che ti sei inventato, complimenti. Grazie. La versione estiva, insomma, del tuo programma invernale. In questo momento sta andando in onda. È vero. In questo momento sta andando in onda. Grazie di cuore, grazie, un applauso a Ettore Tortorici per l'idea. Grazie. Carlo Canebba, grazie. Grazie a Carlo Canebba, miglior format televisivo per la stagione 23-24. Music station. This